passato, presente e futuro della Marina Militare sfilano insieme alla Spezia in memoria dell'impresa di Luigi Rizzo e di Giuseppe Aonzo a Premuda nel 1918. È una storia indelebile di coraggio, preparazione, determinazione e professionalità che nel 1918 consentirono al comandante Rizzo e al suo equipaggio in pieno successo nella memorabile impresa navale. È una storia di leadership straordinaria. L'Italia che ha sempre avuto la forza di rialzarsi nei momenti più difficili e di trovare leader, eroi capaci di mobilitare con il proprio esempio le forze profonde della società italiana. Sullo sfondo c'è la nave scuola Amerigo Vespucci. Il 1° luglio salperà per un giro intorno al mondo, una festa della Marina celebrata nei giorni del conflitto russo-ucraino e dell'impegno nel garantire la sicurezza e la difesa degli interessi nazionali nel Mediterraneo. E nel Mar Mediterraneo passano il 20% dei commerci del mondo, destinati ad aumentare. Passano per qualcuno, ne garantisce la sicurezza. E sono le stesse persone che garantiscono la sicurezza e la vita, quando le incontrano, dei profughi che i delinquenti imbarcano su barche che possono affondare in mezzo al Mediterraneo. Una festa fatta di attimi emozionanti come il lancio con il tricolore degli incursori e la consegna della bandiera di guerra a nave Vulcano. Una storia scritta da migliaia di marinai come Gustavo Bellazzini, 102 anni, ultimo superstite della corazzata Roma, affondata il 9 settembre 1943. Morirono oltre 1200 uomini e anche a loro, ai caduti di tutte le battaglie sul mare, è dedicata la festa della Marina.